Eccoci tornate, scusate per... Doveva essere lunedì, ma poi lunedì non è stato. Buoni tutti, allora. Dovevo fare carica. Questo. Non fate caso a tutto il resto perché... Sì, volevamo giocarlo, portarlo blind, ma ci siamo troppo incuriositi e abbiamo continuato. Comunque, spoiler No, è del nome. diverso il fatto. Voi stavate andando avanti, io non potevo No, giocare. veramente io non stavo andando, io ero fermo al capitolo 2. Sì, ma stavate andando avanti, non No, voi. io no. Sì. Ti sbagli, siete voi che siete andati avanti e io ho continuato dopo. No, eravate voi che Ma andavate non è vero! Ma se io ero fermo al capitolo, manca la fine del capitolo 2, ero ferma qui alla fine della live, dove ci eravamo fermati con la live, io non avevo neanche toccato il gioco, non stavo giocando. Io non sono andata avanti. Se devo che sia andato più avanti di me, infatti. Ok, siamo tornate. Non mi ricordo che dovevamo fare. Ah, sì. Allora, in venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto. Madonna, poi porcaro, ragazzi, posso sentire, però va bene. Dalla povera mendicante e il suo amato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. Ok, ragazzi, non sanno bene, fantastico. Allora. Ah no, non c'è più quello dentro al bagno, ovvero sì, l'avevamo già tolto. Aspettate Bella casa. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. che... Guarda, non lo so, Leon. Ok, rubino preso. Perfetto. Allora. Chi sono questi due? Non lo sapremo mai. Ah, forse c'è scritto dietro. Infine, carne della mia carne, sangue del mio sangue. Rendete grazie ed esultate. Ok. Risetas a caso. Allora. Grano. Ah no, scusate, questo non è... Questo. Scusate. Oh no. La sfera di cristallo più brutta della storia. Ok. Si è rialzato quello del bagno. Ecco, lo sapevo che si era rialzato. Ciao. Oh no. È bruttissimo. Una cosa orribile, raga. Ecco, fatto. Allora, cronache del villaggio, volume 3. Data 10 ottobre. Il clima ultimamente è strano. Il grano appassisce e le mucche dimagriscono. 8 dicembre. La gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi. Ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Saddler. 30 gennaio. 30 persone sono morte di fame. 5 mucche verranno macellate. 11 marzo. I patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Saddler. Altri 8, altri 4, altri 11. Data: due stranieri che si erano persi vagavano nel villaggio. Li abbiamo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Ok, va bene. Questo sarebbe Lord Saddler. Bellissimo. Chiave con stemma. Ed ecco Leon che fa cose. Boh. Il tuo sangue ha accolto il dono. Sì, come no.
Fantastico. Ale. È tornato la nostra cara vecchia conoscenza. Eh già, perché ha giocato il 2 se la ricorda molto bene. La nostra vecchia conoscenza. Nel mio sangue. Eh sì, caro Leon, a quanto pare sì. E tra l'altro l'avevamo fermato anche molto presto a pensarci. Sì, salviamo i progressi. Questo. Ok. Fare un po' di... Facciamo un capitolo per uno, così almeno. Da qui in poi sarà tutto meno che facile. Sappiatelo. Nido a Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per la Umbrella. E vai. Umbrella. Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Non l'ha presa molto Ricevuto. bene. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Ecco, Condor 1 chiudi, va. Tiriamo. Capitolo 3. Devi leggere il documento. No, non leggeremo il documento, ho capito. No, lo leggiamo. Ok. Leggi, Così, signor Leon. leggi. Hai visto? Torna nei documenti, te lo dovrebbe aver dato comunque. Eccolo qua. Rapporto su Luis Serra. Che era Luis Serra una volta, però vedi. Ehi, ciao! Ciao, Veri. Sta giocando Yuri e sto leggendo io. Allora, nome Luis Serra Navarro, età 28 anni, genere maschile, e fino a lì. Il nome di Luis Serra appare per la prima volta nel registro degli studenti di un'università. È impossibile trovare testimonianze antecedenti, incluso il certificato di nascita. Dopo essersi laureato all'università, è stato assunto dal Dipartimento di Ricerca dell'Umbrella, dove ha brillato guadagnandosi l'apprezzamento di tutti i suoi colleghi. Ha preso parte allo sviluppo di diversi medicinali da banco, la cui produzione è cessata prima ancora che fossero immessi sul mercato. Ulteriori dettagli nella lista allegata. Vai. Ah, no, è tutto ok. Io sono a riposo perché oggi è il mio giorno di riposo, perché ieri ho lavorato e niente. Io sto Io a bene. parte un occhio che qualche volta mi fucila, tutto ok. Alcuni anni dopo, Serra ha dato le dimissioni dall'Umbrella ed è sparito dalla circolazione. Dopo l'incidente di Raccoon City, le forze dell'ordine e il governo hanno tentato di rintracciare chiunque avesse dei legami con l'Umbrella, ma nonostante le ricerche intensive non sono stati in grado di localizzarlo. Te credo. Il fatto che ritrovarlo sia stato impossibile ci fa pensare che Sera sia ricorso davvero a qualsiasi mezzo pur di far perdere le sue tracce. Scritto a mano da Hunningham, medicinali da banco, dubito fortemente che l'Umbrella sprecherebbe uno dei suoi talenti migliori per la produzione di antiacidi o creme di bellezza. Abbiamo capito che dentro questo gioco, se non sei un genio, non sei nessuno. Esatto. Voi invece come state? Allora, i personaggi di Resident Evil, soprattutto i ricercatori di Umbrella, sono tutti dei geni. Fate caso. Tra Birkin, che è stato assunto a 16 anni dall'Umbrella, e a 16 anni è diventato capo del dipartimento dell'Umbrella, e Alexia, che a 10 anni addirittura si è laureata e poi è diventata dipartimento. Alexia, spoiler, ma tanto no, finché non faranno il remake non lo scopriremo mai, Sì, già voi, quindi, voi. quindi va bene. E a 10 anni si è laureata ed è diventata capo del dipartimento di uno dei cosi dell'Umbrella. Sono tutti geni qua dentro. Rebecca pure è stata cercata in... No, Anche tu, piccolo! eh? Salvatelo, salvatelo! Bravo! Ciao, cani. Fai attenzione, amico. No, dovresti fare più attenzione tu, Leon, sa? Esatto. Ok, bisogna andare qua. Ma che brutto il simbolo degli Illuminados. Ah, ottimo. Buoni biscottini. Mi dispiace comunque che tu sia stata male. Ma purtroppo che Brutta bisogna storia fare? l'allergia. Eh sì, purtroppo le allergie sono brutte.
Allora, tracco. Ci credo, Madonna. Madonna, non ti invidio per niente. No, io al lavoro invece mi distruggo. Mi faccio male tantissimo. Ma tra l'altro mi sono spiaccicata la mano tra un roll e la porta, quindi. Yay. Figurate. Sì, appunto. Non più della mia collega che si è praticamente caduta su. È caduta con il roll e il roll le è caduto sopra. Non so come ha fatto a non farsi del tutto male, ma fossi stata io sarei rimasta là sotto, mi avreste portato in ospedale. Corvo. Spara al corvo, spara al corvo. Purtroppo sto lavoro è un po' pericoloso, diciamo. Ci sono dei cagnacci brutti e cattivi. Come in tutti i Resident Evil, d'altra parte. Andando con molta cautela perché Ah, vi ricordate quel bel campanile? Ecco. lo vedo. Adesso non c'è più campanile, sappiate. Ah! Ci sono campanile. Ci sono i cani. Quanto fumo. Eccolo. Visto, Maledetto cane. preparati. Ecco. E quando mai no? Quando meno. Dai, Leon. Liscio? Preso, preso. Niente. Leon odia premere il tasto. No, cura. Ah, questo. Cura, cura, cura. Cura. Grazie, Leon. Oh, guarda. C'è il. Vitto. Si usa l'uovo, va. Quella per ora non spreca. Se spera di non sprecarla. Basta, bro. Mi ha maledetto. Da qui diventa sempre peggio, ve lo dico. Diventa sempre più complicato non morire, maledetti. Io odio cani. Anch'io. Ovviamente in game i cani mi piacciono Ovviamente tantissimo. quelli di Resident Evil, non quelli della realtà. Quelli Quelli della realtà sono adorabili. veri. Ciao Ehi! Lily! Ciao Lily! Ciao Lily! Dove siete cani? L'ho È passato di là, non so, dannato. visto. Eccoli, liscio. Me l'ho lasciato lì! E vattene! Dai, cane! Sì. Ma dove ti che scappa andata? Dietro, sta dietro quel coso, sta a testa fa lo scherzetto, sta là dietro. Ah, ecco. Eccolo. Lì. Guarda. Guarda come puzza sto cane. Ciao Lily! no, siamo bene, oggi sono a riposo perché non lavoro oggi e stiamo, diciamo, no, diciamo facendo a turni per Infatti. giocare Resident Evil 4. Ecco. Siamo felici che finalmente senti la nostra voce. Allora, Ok, adesso. Eh sì. Dobbiamo scendere qua sotto. Uppete. Sì, tantissimo. Noi in realtà siamo più avanti di così. Molto più avanti di così. Siamo molto più avanti di così. E ci sta piacendo tantissimo. Tipo tantissimo. Che sto aspettando che Capcom ci faccia il remake di God of Veronica e poi siamo ancora più felici. Se mi fanno la cosa veronica io volo in iperspazio No, proprio. perché non ha senso che facciano il 5, perché hanno detto che nel 5 ci sono dei riferimenti a Code Eh sì. Veronica, In quindi dovrebbero fare prima Code Veronica e poi realtà, 5. se vogliamo essere Ui, ui, precisi, ui, vi. dovrebbero fare. Anche in realtà se vogliamo, quelli che vengono prima, No, in realtà se tecnicamente. vogliamo essere precisi, precisi dovrebbero fare o un gioco a parte per la operazione AV, quella che Sì. nominano qui. Sì, voi scoprirete durante il gioco che c'è un riferimento a un gioco per Wii, che tecnicamente hanno messo anche qua. Forse sì, hanno messo l'Umbrella Chronicles, non so se hanno messo il Darkseid. Comunque hanno messo dei riferimenti al Darkseid Chronicles, che però non è propriamente un gioco principale di Resident Evil. No, è effettivamente un gioco, diciamo, secondario, side, che
se uno non gioca non sa un pezzo di storia, perché c'è questo pezzo aggiuntivo. L'Operation Javier avviene prima di, se non sbaglio, 4 anni prima di Resident Evil. Sì, 2 anni fa, sì. No, 4 sì, dovrebbe essere. Prima di quella persona dice 2 anni, quindi... 2? Quindi io mi ricordavo sono 4 anni prima di questo. 4 anni prima di questo. Io dicevo prima di questo, sì, infatti. Sono passati 2 anni da... Ah no, questa che c'è dall'altro lato. Sono passati 2 anni, diciamo, dall'Operation Javier. 4 da... sì. Cioè 6 totali da Resident Evil 2. Esattamente. Allora, se non posso passare qua, devo andare per qua. Il nostro non tu porta. Allora, se non posso passare di qua... Tra l'altro... Scendere... No, sì. Tra l'altro abbiamo scoperto di recente che hanno tradotto una parte della biografia... Un'intervista, sì, diciamo... lasciata dentro un libro... che è stato fatto nel 90, nel 98, 98 credo. Di un pezzo di background di Leon che non si sapeva fino adesso, che a quanto pare veniva da una famiglia che era legata al crimine organizzato. Esattamente. I suoi genitori sono morti e lui stava per morire a causa di questo, ma è stato salvato da un poliziotto. Per questo motivo Leon decide di diventare un poliziotto da grande, cioè questo è il motivo per cui Leon è poi diventato un poliziotto, e ha questo desiderio di salvare le persone in difficoltà, cioè proprio... C'è tutto un pezzo in più che... Esatto, e dice sapevamo. Che la sua fortuna che ha avuto perché è stato salvato da, allora, dal poliziotto si è, diciamo, scontrata con la sua sfiga con le donne, ecco. wow. Signor, se tolga. Ma perché nelle proprie case mettono le bombe? Io non ho capito. Mi gira malissimo. Questi mettono le bombe nelle proprie case. Va bene. Questo portello, ma vabbè. Ma niente, tanto lo ripariamo al massimo. Okay. E c'è quello. Ui, piano. Sì, si vogliono male i nemici, mettono le bombe dentro le loro case. Ma va bene. Comunque, se non aveste trovato il fucile, l'avreste potuto comprare al mercante. Tutte le armi, se non le trovate, le potete comprare al mercante. Ovviamente. Ovviamente. Solo che vi costava, dice così, avete durato gratuitamente, l'unica cosa che dovete fare dal mercante è potenziarlo. Che poi non serve, cioè potenziarlo. Se, allora, se lo potenziate guadagnate il doppio di quando lo vendete, perché poi potete comprare quello che è più forte. No, no, devi andare dove stavi andando, sì, 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 devi sì, andare sì. Sulla porta della cosa simpatica e sì, carina. Sì, sì. Dovrei... Simpatica e carina poi. Dovrei aprire la porta. Cioè, tutto sto casino l'hanno fatto per distruggere un campanile e nel frattempo hanno cosato le case per girare intorno. Io, boh, vabbè, mi perplimo. A calci. Ecco. Leon distrugge le porte, tipo i lucchetti a calci, che se ci provo io mi rompo io, non lucchetto. Ok, ho aperto la shortcut. Ottimo. Ok, adesso puoi andare qua. Adesso possiamo andare qui. Qua, su questa bellissima porta con questo simbolo terribile. Esattamente. Cioè, se io vivessi quello che vive Leon, sarei morta tipo... pure... Appena uscita dalla cosa. Appena uscita dalla macchina, corsa, spiaccicata, ciao. Morta sul posto, proprio. Io non riesco a correre manco... Cioè, dopo un po' me coso. Ah, rieccolo Lord Sadler. Scusate ragazzi, comunque piccolo lapsus, il tizio che abbiamo visto nell'episodio precedente non era Sadler, era Mendez, il Mendez, capo villaggio. Maledetto. Sì, ci siamo un po' confuse perché... Oh, dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno sei già più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, per il bene dei tuoi fratelli e sorelle che non possono farlo. Ok. Aiuto, ragazzi, guardate questo teschio. Quanto è grosso sto teschio? Molto bello. Bellissimo. Troppo. Apri questo. Spray medico, buono. Ottimo. Anche se abbassa il punteggio, però non ci va bene. Interessa, non miriamo a prendere il punteggio massimo in questa No, volta. Anche perché è così, che sono matta.
Allora, stanco di restare sempre senza munizioni? Allora ho io quello che fa per te. Il lanciafrecce è la vera rivoluzione, amico. Anche dopo averle scoccate, puoi recuperare e riusare le sue frecce all'infinito. Inoltre, ricorda di comprare il progetto frecce per trasformare in frecce i tuoi coltelli extra. Le munizioni non saranno mai più un problema. E non è tutto, puoi dotare le frecce di mine adesive, esplosivi di prossimità, per far diventare la tua arma un lanciamine. Spara a un nemico per causare un'esplosione immediata o a una superficie per piazzare una mina di prossimità. Perderai la freccia, ma ne sarà valsa la pena. E vi due ragazzi, quello vi salverà Sì, veramente infatti il tanto. lanciafrecce tocca comprarlo. Il lanciafrecce ci tocca perché Ci tocca ragazzi è perché le veramente. mine sono, praticamente le frecce sono infinite. Se tu le lanci, che ne so, hai 20 frecce, se tu le lanci le puoi riprendere. Ok, avevamo mi sa una vipera da vendere. Sì. Benvenuto. Ho delle novità per te. Collana di perle. C'è la vipera. Vipera, 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 Vuoi vipera. No, prendermi non un abbiamo. esempio? C'è la Eh vipera. no, perché l'è mancata, stava Prestato dentro la casa la un attimo, vipera. torna presto a È dentro trovarci. un coso, mi sa che è mancato. Apri. Apri. Mi sa che dentro all'inizio, qui davanti, gira. Lì, ti sei scordata, lì la vipera. Dentro Ah, questo qua. ok. Eccola. Appunto. Aia, Avevo vipera. detto. Come fa lì a non farsi avvelenare dalle vipere? Ah no, perché mi sa che le vipere non sono velenose però, in effetti, a pensarci. Scusi, viperella. Ecco. Aia, eh sì, infatti. Morso di vipere. Morso di vipere, morso di... Vabbè, ma lì non viene morso da qualunque cosa, tanto. cani, cose, Pausa qui. lasciamo perdere. Benvenuto. Tiè, Ho guarda che ti delle regalo. rarità da offrirti, straniero. Ben fatto, Allora, straniero. cosa... A proposito di una cosa, Cosa vediamo un fai? attimo una cosa. No, Sì? Cosa? Personali... No, no, i ok. ciondoli son personalizzati. Sì, Qua sì, sì, sì. devi comprare il Ah, c'ha ragione. lanciafrecce. Vediamo che ci Acquista, abbiamo. c'ha il lanciafrecce, non abbiamo lo spazio, ma lo facciamo, Facci non vi sapere quando hai preoccupate. fatto un po' di spazio. Mamma mia, le valigette. Allora, metti i coltelli sotto. No, no, no. Sì. No, che mi sposta. Ma tanto basta poco poco perché non è che occupa così tanto spazio. Allora, questo dovrebbe andare bene, Sì, adesso va fine. bene così, guarda, è precisa. Vai. Ok, Questo coltello lo sopra. metto Sì. sopra. Qua. Spremedico sotto. E Quello proiettile. sotto, là, sotto al lanciafrecce, anche lì, ecco, perfetto, sì, Per confermiamo comprare l'acquisto, quest'arma ci vogliono tanti soldi, ma anche un gran fegato. con la voce di Vegeta poi, Dice tutto, frecce, frecce. e granata Mentre gli altri dovrebbero stordente, pure entrare in conservavo quello quella, stordito vabbè, apposta per il miglior cliente, posso fare altro per aiutarti? I avrò tuoi qualcosa da oggetti vendere, preziosi immagino. non Per ora no. serviranno a nulla nella tomba. Torna presto a Eh vabbè, quando, trovarci. faccia Vabbè, quando dopo. facciamo le cose delle vipere, tanto torniamo, tanto c'è. Troverò i pesetas. Troveremo i pesetas. Aspetta, che valigetta c'ho? Se non c'ho la valigetta d'oro, non. No, mi sa che c'hai quella d'oro per i pesetas. Dammi un'occhiata, qualcosa che. Personalizza, c'abbiamo quella d'oro che dà pesetas. Ok. Curerà la tua attenzione. Pesetas. Meno male. Tanti pesetas. Va Pesetas, bene. pesetas. No, no, dobbiamo andare. Ehi. Ah, ma c'è un tesoro, ma porca miseria. Nel municipio. Cioè, abbiamo Sicuramente lisciato attaccato. tantissimo. Sì, raga, cioè, potete Abbiamo solo capire. il Qui maiale i del tesori sono re. attaccati ai A volte sono muri. appiccicati, cioè sono volanti, tipo. Eccolo qua. Eccolo là. Tira giù. Boh, che è caduto? Che sarà qualcosa da vendere? Lacrima viola. Oh, Oh, meno male. forse possiamo comprare il progetto adesso. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Niente No, mi sa che No. non possiamo. Vedi di non rimanerci Per poco. secco. Sei zitto tu, no, te non rimanerci secco, guardate questo. Oh no. La chiesa! C'è Oh no. La chiesa, ce l'ho fatta. Aspetta, ce n'è uno lì. C'è uno che sta scavando. Scusami caro, ti vengo a rompere le scatole. Ciao. Pepepepe. Ciao. È stato un piacere anche no? Dammi Pesetas. pesetas. Oh. Mancano pochi. Mancano 300 Non pesetas. dovrebbero esserci altre Per ora. persone. E di là ci sono oggetti, mi sa. C'è un corvetto. Spara al corvetto che lascia pesetas o polvere da sparo.
Pesetas, mi sa. Sì, pesetas. Centona. Ma io Troppo dico, ma ricchi. i corvi, ma che fanno? Se mangiano i sordi? Sì, perché lo uccidono. Facciamo subito questa. Ecco. Sì, uno e due. Così. Un forastero! Where is it? Girati. Sta davanti. Oh. Ah, eccoti. Un forastero. Cosa vuoi? Aiuto! Vai via! Si è rotto il coltello. Ah no, era quello da cucina, non era il nostro. Il nostro è rotto. No, l'abbiamo riparato, mi sa. Oh, puoi andare a vendere dal mercante. Adesso lì c'è una cosa. Te l'ho detto, c'erano oggetti. Ah, Spinello! bello. Madonna, raga. Che questo nome tutto sembra tranne che una gemma. Sono gemme di scambio quelli che ti dà anche il mercante con le missioni. Spoiler, vi serviranno tantissimo. Sì. Ok, la chiesa. Eccoci. Poteva essere facile? No. L'ha detto anche Leon. Condor 1 a Nido. La chiesa è sigillata. E Aquila Reale? Negativo, ancora nulla. Ma di certo si sono preoccupati No, di loro lo chiudere sentono. bene. Voi mi sentite, Capisco. Amina? E posso anche immaginare perché l'abbiano fatto. Ah, lei si trova qui, è sicuro. Riuscirò a entrare. Condor 1, chiudo. Domandone, voi sentite Anning, spero? Sì, penso proprio di sì. Se non la sentite, alzo il volume. No, no, si dovrebbe sentire Amming. Questa porta, prego. Permesso. Eccola. Eccola, Ashley. Tenetela chiusa nella chiesa fino all'orario stabilito. No, serve una Questa è una chiave cosa da piccola. aprire. Quella si deve aprire, quella è un marchinino. Oh, sopra c'è un oggetto. Aspetta. Una rogna proveniente dall'esterno è qui in cerca della ragazza. Trasferitela in chiesa e restate in attesa di ulteriori ordini dal nostro Signore. Nel frattempo tenete ben chiusa la porta. La chiave sarà custodita nella caverna sul lato opposto del lago. Il mostro si occuperà di dello Vero stupido intruso. stupido intruso. Scusate, raga, ma leggerlo è un po' complicato. Il lago. Speriamo che non ci siano altre sorprese. Ti ha detto che c'è un mostro, Leon. Leggi, per favore. Grazie. No, c'è lì un oggetto, guarda. Là sopra. Ah no? Vabbè, ah no, allora forse era la macchina da scrivere. Probabile. Domandone, sentite la mia, spero. Ma sì, che la sentono. E noi risbughiamo, ciao. E noi riapriamo questa. Ecco qua. Ah, sì, sul cartello c'è scritto lago, grosso come una casa. Sta Vediamo tutti. sopra? Non so. Riuscirei a colpirlo? Risposta no. Ma l'abbiamo Risposta sì. comprata la carabina, mi sa No. te? No. Vabbè, andremo avanti senza carabina per un po'. Eccolo, t'ha visto. Boh. Dove sta? Sto qua. Dove Vede qua, tutti e due. sta? Ciao. Sì, è andato di sotto. Ciao, è stato un piacere. Vai a farti un bel viaggetto nel lago. Forse non cade nel lago da qua però. No, al massimo è andato a farselo nell'iperspazio. Nel libero uranio. Aio! Aia. E qualunque cosa abbia detto, grazie, è proprio simpatico. Via dalle palle. Ecco! Leon è il nostro pensiero. Leon pensa per noi, fantastico. E vai lì. Oggetti. Polvere a spa, c'è un altro oggetto là. Vipera. Ahi, e sta. Aia. Aio!
Maledetto. Curati. E poi via. Curati, curati, curati. E la viperetta è là, sotto di lui. Cacchio, ma proprio adesso dovevi caricare, Leon? Ish. Mannaggia, me l'hai miss. Lo so. Grazie, Leon. Vattene. Viperetta. Ok. Presa viperetta e siamo a due. Ok. Puoi salire. Però c'è un oggetto sotto. Oh, oh, stai qua. Madonna. Sali calmi. Vedo, signore. Oh, ma chi è che sta a lanciare i cosi? Quello che sta dietro, non vado qui per sicurezza. E qua te col coltellazzo. No, ma con tutta la calma del mondo proprio, signor. Ecco, tutta la calma del mondo proprio. Ecco. Harry, eccolo. Ti vedo, sa? A scemo. Non ho capito che vuoi fare, ma non ci... Grazie, non ci tengo. Qualunque cosa tu voglia fare, signora, grazie. Non lo so. Te vamos a rompe la pelata. Ma grazie. Grande. Grazie. Ecco. Quando è, mira al coso che si sbruciacchiano. Il prossimo proprio con tutta la... Lì c'è una calma incredibile. Aspettiamo il fuoco di là. Che c'è, tra l'altro, se non sbaglio, un'erbetta. O una cura. Ah no, il pisetto... Wow, stai buono. Au, mi scevo là. Ma guarda questo che ci prova. Ah, rieccolo. No, esatto. Infatti neanch'io. Io sarei in preda al panico. Proprio. No, lì un calmissimo. Ormai ci ha fatto l'abitudine, ci ha fatto il callo dopo Resident Evil 2. E bravissimo, grande in testa, via. Ciao. Tanti c'è. No, quello è andato. No, la musica è finita. Per ora sono finiti. Per ora? Per ora, infatti. Dai, dove ti stavano? Sì, adesso sì, praticamente. Considerando anche quello che ha passato dopo l'Operation Javier, direi che proprio ormai per lui è... Acqua fresca. Acqua fresca. 3, 2, 1. Ciao. Sono andati. È stato un piacere conoscervi. Che è? Sembrava come se qualcuno avesse lanciato un lanciarazzi proprio. Sì, proprio. Ok, ma va bene, andiamo via. Non sprechiamo troppe munizioni che già ce ne abbiamo poche. Ah, io... ecco. Scusi, signor. Doggio. Niente male, vero? Leon, ma a chi lo chiedi? A me. Noi? A me. Rompe la quarta parete. Lo chiede a noi? C'è una bomba lì, eh? Magari togliamola perché non si sa mai. Ah, vieni qua. Tin 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 tin. Ok. Qui non ci sono tesori, vero? Dove vediamo? Non mi pare in questo pezzo. C'è una carabina che non abbiamo carabina. Sì, ce n'è uno. Sì, ce n'è uno ed è più indietro. Sì, andiamo a vedere. Tanto. Dove spacchio sta? Ah, eccolo! Visto? Quello scende sotto poi, tanto scendiamo dopo lì. Però tiralo giù. No, lo metto dopo giù. Ok. Che è lì dove stiamo andando, eh? Sì? Mi pare di sì. Ma dove sta il lago? Ui! Che c'è il mostro del lago da fare. Non so dove è finito, ma va bene. Ui! Dicevo. Non vi stupire di qua.
Di qua. Non vi stupirete se alcuni capitoli sono molto corti rispetto ad altri. Già, infatti. Alcuni capitoli saranno un po' più corti, altri un po' più lunghi. Boh. Devi essere bello grosso per usare questo. Già. Ah, sì. C'è qualcuno Medaglioni blu. disposto a distruggere i medaglioni blu? Sì, io. No, non vi uccido, Corvin, c'ho le punizioni. No, Guardate infatti. quanti sono. Se avessi una bomba, sarei quella. Praticamente ce l'ho, però. Usa quella, vai. Che c'è pure un cane. Presi. Anzi, Due due. cani. Carica. Scusate il fucile, raga, ma ogni tanto ci vuole. Oh. Ok, hanno lasciato un sacco di pesetas. Oh, una granata. Mi hanno ridato la granata che abbiamo usato, grazie. Ah, quel corvo si era mangiato la granata. Mazza che genio quel corvo. Ce n'è un altro dietro, munizione pistola presa, ok, perfetto. Perfetto. Tutto barricato, questo però capire. Qui Quello ci che sono pesetas. sedete è la valigetta. Ok. Dobbiamo Se andare di qua. sentite un gorgoglio è il Gigino. È il Gigino Gigetto che scoprirete più avanti. Quella Un non si può altro. aprire. Però Lo sì. tocchiamo. Sì. Così mi rimane segnato. Do. Non scordiamo le risorse e c'è di nuovo il mercante. Oh, mercantino, c'è una cosa per Ah, ok, ci sono cose qui. Vai. Beh, Leon prende a calcio ogni cosa. Ah, qui se non sbaglio c'è il primo poligono. mercantino. Yay, è vero. Okay, ve lo faremo vedere, ma non sprecheremo, staremo lì 800 ore a accusare il. Vedo che ti sei occupato di una richiesta. Sì. Invece di tenere due vecchie armi e raccogliere la polvere, perché non le vendi? Coi soldi ricavati puoi potenziare le armi che usi. Quando vendi un'arma che hai potenziato, riceverai indietro quasi tutti i soldi che avevi investito. Nessuna fregatura, amico. Faccio il tifo per te. Ma lui? Sapevo di poter contare su di te. Oh, Ma lui in che tutto fai questo, d'ombra? come fa ad andare avanti tranquillamente senza che nessuno gli rompa le Patacchio preziosi non medaglioni? fa differenze. Sapevo di poter contare su di te. Patacche o preziosi fa già ridere così. Le No, non abbiamo preso informazioni il hanno un mitragliatore. prezzo al giorno d'oggi. Allora la carabina ce l'abbiamo. Sì. Ripara il coltello. Viene il Buon coltello in gioco da questo ragazzi. momento. Ah, ecco Ma la come carabina. Allora non l'abbiamo l'abbiamo equipaggiata. Aspetta un momento che mi sposto un attimo, che sto comodissimo. equipaggiata? Ecco qui. Questo lo equipaggiamo. Lo assegniamo lì. Ok, basta, direi. Ah, e l'altra pistola la dobbiamo Oh, vendere. c'è un'altra pistola Eh qui. sì, quella è il Punisher. E noi stiamo usando la pistola scarsa, grazie. Ah, ecco allora. Noi stiamo su cosa? No, ok, era quella. Allora Devi giochiamo. vendere l'altra, sì. Vendi la Benvenuto. vecchia, che tanto non ci famo niente. No. Questa. È Scusa, Leon, è la tua arma personalizzata, ma ciao. stato un ottimo Ciao. affare. È stato un piacere. Oh, con questa farei fuori folle di nemici. E a sto punto pure lo spremerico Questa così. Esatto. merce non è sempre disponibile in strada. Ok, poi ovviamente Beh, potete che posso ricomprare. fare per te? Come Come io vedete. comprerei il diamante giallo o l'erba gialla. Che cosa? Saggia scelta, Perché il lo diamante giallo fa suppongo fare quello più soldi. Sì. stesso, ma dico davvero. Allora. Se speri di Io sopravvivere lì potenzierei fuori, devi un po' potenziare la tua la attrezzatura. carabina, non so te. Va bene, io Anche. potenzierei un po' il lanciafrecce. Boh, vedi tu. O la pistola, forse la pistola attualmente. Perché tanto le altre armi le usiamo per ora poco, quindi Questo potenzierei. qui è un lavoro di fino, Tanto straniero. fra un po' la venderemo I perché nel dettagli lago si fanno trova una la grande pistola più forte del differenza. gioco. Vedrai, ti torna No. presto a trovarci. Non mi serve Eh sì. nient'altro. Ok, ci siamo tutti cosati, perfetto. Ok, perfetto. Mi sei tutta assieme, Sì. sembra. Facciamo un po' di munizie, anche granate stordenti sono sempre utili.
Perfetto. Mitragliatrice. Perfetto. Ecco qui il primo poligono. Ve lo faremo vedere, ma non ci perderemo troppo tempo. Vi potete divertire come quando volete, praticamente. Benvenuto, straniero. Credo che questa sia la tua prima volta al poligono di Dio. C'è una sola regola. Spara tutti i bersagli che arrivano. Non proprio tutti, ragazzi, però va bene. Se fai un buon punteggio vedrai che bei premi tutti gli oggettini che vuoi. Comunque, diventi. Io non so che sia così, capelli così. Ok. Spara per battere i pirati e ottenere punteggi alti. Armi e munizioni sono limitate ed è tutto gratis. In base al tuo punteggio otterrai dei gettoni che ti daranno la possibilità di vincere magnifici premi. Scambi i gettoni con dei ciondoli ai distributori e gettoni. Sono pieni di tesori che è impossibile trovare altrove. Puoi distruggere diversi obiettivi alla volta sparando alla dinamite vicino per causare un'esplosione. Fai attenzione, se spari un marinaio ti verranno sottratti dei punti. Alcuni obiettivi non possono essere abbattuti con un solo colpo. Continua a sparare finché non li avrai rotti. Se si verificano certe condizioni, verranno aggiunti degli obiettivi bonus. Ricorda però che queste condizioni variano da partita a partita. Insomma, c'è un po' di roba. Se ti affidi sempre a una allora, sola... come sono tutto stato per il primo adesso? 2, 1, uno. Via. Doppio colpo. E là. Devi sparare. Ok. Ok, questi sono fermi, quindi... Ok. Ah! Mi spiace, ragazzi. Abbiamo detto farglielo vedere e non star a perdere... Sì, facciamo questo. Ormai abbiamo imparato a memoria. Vai! E quello. Di che non si sa. Colpo grandioso. Ricarica. Ricarica. Vabbè, non fa niente. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Ma che ti frega? No, non mi faceva il coso bonus. E che ti frega? Ma vuoi fare il coso bonus? Il coso bonus non l'avresti fatto comunque. Sì, non l'ho fatto. Potrei usare la bomba. 2, 1, via. Colpo grandioso. Okay. Ricarica. Carica. Sei un artista, amico. Grande. È arrivata la manna dal cielo. Spara più da un passo. Fantastico.
Vabbè, poi non lo chiedono, vabbè. Ecco qua. Performance perfetta, ma sei un supereroe, amico. No. No, ma quasi. Beh, oddio, lui un forse. Te ne faccio prima. Lo so, amico mio, ma... Oh, andiamo. Che culo! Epico! Ragazzi! Epico! Dai, probabilità di critico? 20%. Su cosa? Non... Sì, attacco corpo a corpo. Che credo sia quello col coltello? Ci piace. Così. Ragazzi, questa è botta di fortuna. Incredibile, ma vero. L'unico cosa gettoni che abbiamo fatto, epico. Meno male. Io nel mio ho beccato un epico, manco per sbaglio. Ho beccato solo rari. Ok. Fatti un bel regalino, amico. Intanto salviamo, direi. Epico. Ok, qua. Nel corpo a corpo, spiegami come. Ma vabbè, non voglio sapere, però ok. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Non possiamo acquistare, non possiamo rivendere più. Scambiare abbiamo fatto, ok. Ma dobbiamo solo andare, non puoi andare di là. Qui però sotto non c'è niente. Qui c'è un tesoro. Pezzo esagonale. Non vedete, scusate, c'è un po' di problemi ogni tanto. No, qualche volta è un po' lento a caricare. Ok. Ma che ore sono? Ok. Allora, dobbiamo andare di là. Di qua ci può vedere una cosa. Guardate laggiù. E povero poliziotto, perché era il poliziotto? Ciao, quello? Amico. Cazzo. Room. Bellissimo. Bellino. E quello è il nostro simpatico amico, mostro del lago. Elion, o il mostro. Mostro del lago. Che cos'è secondo te? Bello. Molto carino. Sì, molto simpatico e carino. E... Olè. Proprio coccoloso. Olè. Devo prima prendere quella cassa là. Il carburante della barca è conservato insieme a quello del generale all'interno del capanno di trattamento di allevamento di pesci. Prendi solo quello che ti serve. Leon ha un bel problema ora, direi. Ma proprio un pochinino, un cincinino problema. Proprio piccolo. Boh, intanto prende a calci le cose, distruggendo ogni cosa. Mi c'è un medaglione. C'è un medaglione qua. Boh, rompiamo tutto. C'è un'erba gialla. Problemino, ino proprio. Ino piccolino. Piccolo, piccolo, guarda. Come no? Dai. Ok. Allora, noi abbiamo qui un cosino da un medaglione a cui sparare. Eccolo là sotto, che però non si vede bene. Preso. Te. No, alla barca non ci può andare. Non è un tesoro, no? No. Questo è un tesoro, ma non possiamo ancora. No. Possiamo mettere un pezzo se volete. C'è il pezzo esagonale, quindi quello puoi mettere. Ecco qua. Ok. E ora saliamo. Qui dentro ho già visto. Sì, sì. Cosa. È già fatto. Forse no. C'è un cassetto da... Pesetas. Aspetta, c'è una... Povera la spara. Niente male. Via. Spero non si senta il mio stomaco perché ho una certa fame. Scusate. Ok, andiamo. Ok, bella zona, proprio fantastica. Ora cadiamo. Mi va molto bene che cadiamo. Ale! Regno marcio! Merda. Dannazione! Povero Leon. Sempre a te. E purtroppo mi sa che ti vedono per forza. Temo di sì. Sì. Ah, oddio, prepara il fucile.
quello normale. Che c'è il signor Mucca. Oh no, la mucca no. C'è il signor Mucca. Aspetta, per me è questo. Ma mi sa che il signor... Ah vabbè, muore così, ok. Attenzione. Grande. Meno male. E ora togli il fucile. Metti la pistola, ok. No, ancora no. Non senti che la musica non, si è, non è cambiata. Ok, quindi sposto. Guarda, non te lo dico dove sono. Cazzo. Tenta. L'avevi quasi mancata. L'avevo vista. Sarà notizzata, maledetta. Non vedo un'altra. Qualcuno ti ha quasi sentito, eh? Un forestiero. Qualcuno ti ha sentito. Uno dall'altro. Sì. T'ha visto lui, non tutti però. Sì, ho notato. Taccide. Vedete. Via. Altro coltello, mi vado via. È sopra. Aio. Sozzone. Male, male. Direi. Aio. Porca vacca. Ok. Vero. Ci credo. Mamma, io che... Meno male che non stavi giocando tu, Lily. Altrimenti... Aia, vedi questo? Sarebbe stato anche peggio. Maledetto. E... Io so tutte queste accette. Oh. Oh, la donna che lanciava le accette. Guarda, Leon. Il prossimo, Leon, ce ne sono quanti ne vuoi, guarda. Non ha toccato una cosa. Aio. Aio. Dici che è curativo? No, era polvere da sparare, bianco. Pancina. Ah signore, che dove chi? Un fuoco. Via dalle palle. Ecco, esatto. Bravo Leon. Ha detto lui, io c'entro. Aio. Dov'è che sta? È lì, è sempre quello di prima. E via. A cui non hai... Ancora. No. Niente, ancora lì, È intergere, ora. Attenzione. Oh, oh, e che c'ha? Ma che è mortale? E c'ha la testa più... Caspitina, testa dura, mi dicono. Ancora? Oh, è finita. Alleluia, mamma mia, oh. Testa dura, mi dicono. Sì, ma lì dove vai? Cioè, non ti spiaccicare tu i cosi. Sto guardando se ci sono lì. No, si vedono. Ovviamente non sono qui. Ok. Pesetas, pesetas, pesetas. Una scala. Qui sotto si risale. Qui sotto da dove veniamo? Di là, di là, di là, di là, qua dentro. Oh, c'è pure un medaglione. Aspetta, posso passare lì. Col caspita. Sì, ok, preso. Col tieddu. Benissimo. Così non sprechiamo munizioni per i medaglioni, perché ci manca giusto quello. Per alcuni tocca, però. Dove sono gli altri medaglioni? Ce ne sono altri due. Eh sì, stanno tutti in allevamento dei pesci. Qui c'è una vibra, se non sbaglio. C'è una bomba. C'è una pipa. Ovviamente ti hanno sentito, perché figurati. Antica pipa. Sì, sì, vieni, vieni, sono molto felice. Allora, ci dovrebbe... Che è successo?
Ok. Ora ci risentite, panico totale anche per noi. Ogni tanto la Play 4 c'ha i suoi momenti, non ho capito bene perché, ma... Mannaggia. No, ragazzi, siamo morti col fuoco. Cioè, ci siamo sbruciacchiati, rendiamoci conto. La prima volta, no. No, non carica, devi fare continuo. Vabbè. Vabbè. Che rosicata. Sì, abbiamo fatto 3 secondi, abbiamo visto che l'audio non funzionava e abbiamo tolto e rimesso. Io ho anche un gattone sui piedi che mi fa da difficoltà. Amore, smettila di mordere, di fare cose. Cioè, buono, tu hai mangiato, che vuoi? Scusate. Siamo tornate. Dicevamo, la miseriaccia zozza. Che ci tocca rifare tutto. Mannaggia, la miseria, così quel tizio. Sì, il mio gatto che sta sui piedini. Il catto che fa cose. Che fa cose da catto. Esatto. Aspettiamo che Tizio Mucca torni giù, va. Torna qui, Beccone. Tornata a me, Beccone. Mamma mia, che rischio. Sempre sul filo del rasoio. Infatti non ho il... Sì, non ce l'ho, ragazzi, sto dicendo. Ce l'hai. Purtroppo non ho, ma sì che ce l'abbiamo, l'abbiamo vista tipo prima. E ciù, chi sta starnutendo? Che ne so, qualcuno, questi stanno con i piedi dentro al coso, poi dici te. No. Poco. È di là. Dove sta? Però c'è la tizia. Scusate. Ormai ti hanno sentito. Porca miseria. No. Via. Usa la bomba un po'. Sbombarò tutto. Scusa. E non è servito a niente. Non lo so, mio fratello a pranzo decide cosa fare. Io ho una fame e vorrei mangiare tipo adesso, però va bene. Oh, insomma. Ho pure fatto colazione, capito? Però ho fame. Tu invece voi cosa vi mangiate oggi? Di bello? Oh! Mamma mia! I pazzi scatenati, perché cura. Non vogliamo essere dei pro noi in questo momento, per carità. Liscio! Sono mezzo alle frate! Lo so! Ah, già! Yeah. Oh, che! Okay. L'assalto delle frate, mannaggia! Buono pasta al forno, mamma mia! Mi ha fatto venire fame! Mannaggia, che provolo. Mamma mia, non ti invito per niente. Quindi sei in pausa pranzo, Lily? No, io per fortuna oggi non lavoro, altrimenti sarei veramente esausta. Per fortuna almeno domani ho lo stipendio, così almeno posso, quando torno da lavoro posso andare a fare cose. Che tra l'altro fra una settimana è il mio compleanno, quindi. Oh. Sabato prossimo, non questo che viene, ma quello prossimo è il mio compleanno. Prosciutto. Il giorno prima di Pasqua. Immagino. Io ho lo stomaco che mi sta brontolando, spero che non si sente in live perché vi giuro ho fame. Non qui, ma che vuoi? Dove sta? Ahí sta! Mamma mia. Domanda per te, Lily, ma Angelo l'ha comprato Resident Evil 4 Remake? O ancora no? Aia, che male. Nel frattempo noi ci picchiamo. È lì. È lì vicino a te, eh. Te lo dico. Ah, porca. Te l'avevo detto che era vicino a te. Cari, curati, eh. C'è un altro spray là sopra. Scusate, faccio più schifo di quando gioco da sola. Normale.
Da sola sono una pro, quando vado in live divento... Io faccio schifo anche da sola, quindi va benissimo. Ma io quando vado in live divento un prosciutto. Io sono già un prosciutto, quindi non c'è bisogno. Anzi, so forse gioco meglio in live, non so per quale motivo, quindi... Non lo so, io no. Io sono un prosciutto. Prosciutti! Cioè, a pensare che noi potremmo averlo già finito il capitolo. Se non fossimo morti male. Se non fossimo dei prosciutti. Esatto. Antica pipa? Sta lì. C'hanno sempre le accette, attenta. Oh, ma che vuoi? Oh, guardate, abbiamo visto un po' quelli. Abbiamo visto un medaglione, ma prima prendiamo il tizio. Scemo? Eccolo. Siamo scemo, vieni qua. Oh, ma dove vai a tutta velocità? Tu quello correva proprio il suo... Tutto baldanzoso, ma dove vai? Quando vai? Ma guarda questo. Ok, ok, ok. Ci siamo. È il forestiero. E boh, gente che esplode, bene. Ma usa il fucile da cecchino. No, quello. E niente, è scappato. Non gli vado a posto, proprio qui. Ecco l'altro che sta laggiù. Vieni qua. Proprio. Oh, ma santa. Oh. È stato vicinissimo. C'è una bomba, io starei attenta. Via dalle palle. Su cosa sei esplosa? È un gran mistero. Sulla bomba. Oh, perso... Le scatole. Ah, io cura, 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 che ce l'hai, cura, che ce l'hai, che ti, che ti aumenta anche un po' di vita. Ah no, non si è esploso sulla bomba. Boh, infatti. Forse su un'altra bomba. Bose. Niente male, vero? Dio, non commentare, pensa a combattere. E mi danno un coltellone. Va bene. Meglio. Allora, io direi spara al medaglione. Qui c'era un medaglione. Eh sì, si è attaccato al muro. Distruggi sta cacchio di bomba qua. Ok. Ok. Maledetti prosciuttari. Maledetti prosciuttari. Boh, ok. E di qua, se ti affacci, c'era l'altro medaglione. Tutto questo lì non lo sta facendo per prendere il coso per la barca, ve lo dico. Eccolo là, ce l'avevi appiccicato sul... sedere. Gira, 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 gira. Lì in fondo sta. Lì, lì, no, dall'altra parte. Gira, gira. Era no, là. Sono già colpito. Ah, allora dov'è? Sopra? No, è qui sotto. Ah, allora devi far girare qua. No. Dovrei essere... Vedi un po' sulla mappa? Davanti a te. Dove è bene però? Sì, ma dove l'hanno nascosto? Scusate. Dove ti sei nascosto? La viperetta! Presa. Scusa, vipera. Beh. Non mi devo neanche vivere. Beh, sparita la vipera. Aspetta, vedi se... Alza lo sguardo. Dove c'è un'altra. Sì, ma mi sa che è in acqua. Eccola. Ah, eccola. Ti ho detto che era in acqua. Vipera. Presa. Le vipere curano, eh. E lì non se le mangia, fa tipo Snake in Metal Gear Solid 3. Esatto. Non è quello. Quindi qual è il medaglione che esce? Manca? Aspetta un minuto. Ok, allora. Dove spacchio sta? Sniperissimo. L'unica cosa che sento è continuamente le vipere. Non lo vedo. Neanche io. Sicuro che non era questo di qua? Tipo, faccia di? No. No?
Alza lo sguardo, non lo so. Eccolo. Mi passo. Vabbè. Salta forse. Ah, forse di là, aspetta. Gira. Di qua. No. Che cacchio? Oh, è di là. Cioè, proprio al confine da quella parte. Che vuol dire? È una bomba. Cosa colpisco? Oh, comunque ci sono le vipere. L'ho sentita. Ma mi sa che è in acqua di nuovo, sempre lì. Eccola. Eccola qua. Vipera. Dicevo, vai a prendere sto spacchio di medaglione Dove sta sto spacchio di medaglione? un po'. Sta. Ah, sotto l'acqua. Qua. Ah, ecco, sì, infatti era lì. Salutalo Salutalo. anche per noi perché ci fa piacere sapere Eccolo. come state. Vipera. Abbiamo un sacco di vipere. Eccone un'altra. Oh, vipera. Oh, Spazi occupati dalle vipere. sono buone. Ok, devi prendere il coso, devi prendere là dentro il carburantos. Dio, apri sta cosa. Bravo. Prego. Un'erba, Pianta direi. verde. Ale. E dove se le mettiamo? Ci abbiamo troppe vipere. Non puoi Ha usarla, sei ragione, carica. sì. Non è esorbitato mi fai, scusate. Uovo di gallina. Dai, Così. non ci abbiamo più spazio. Ah, dopo devo tirare l'uovo in faccia alla persona. Questa Taniga mi di sembra. Aspetta, benzina. equipaggio. Dobbiamo fare una sfida, ragazzi, tirare un uovo in faccia alla gente. Tanto compare qualcuno, quindi non vi preoccupate. Piccola Evviva. chiave che serve ovviamente ad aprire I i cassetti scrigni. Dove chiusi. I cassetti chiusi. Boh. sono? Quando servono? Non so, sono spariti tutti, tecnicamente compariva gente quando prendi la tanica, ma non è comparso nessuno. Nessuno vuole un uovo in faccia. Per Uova in faccia! Per tutti. tutti. E di là, guarda. C'è una bomba. Ale? Ale? Ciao. Leon che disinnesca bombe. Ok. Gente. Oh, anch'io. Eccolo. Ho visto qualcuno. Cerca di colpirlo con l'uovo. Liscio! No, ho lisciato il mio Mi sa uovo. che l'uovo è rimasto libero. O si è No, aperto, si è aperto distrutto. prima. Sì. Niente, mancato. Uffi. Aio! No, io scappo, va, cioè. Ciao. Scappiamo, addio, è stato un piacere. A me più rivederci, vipera. Mi sa che non c'è spazio però. Non La riprendo. c'è spazio. La faccio spazio. Usala! Così ti curi. Mi sa che ti ha appena colpito. Via, ciao. È stato un piacere, addio. Un piacere, io ne vado. No, non ho No, le munizioni per farvi. non c'ho tempo da Io perdere, non c'ho neanche le munizioni. grazie. Siamo anche morti abbastanza, grazie. Ciao, Ciao! Coril. Cori, 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 Cori. cori, 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 Possiamo andare a mettere il pezzetto? cori. Sì, puoi andare a mettere il pezzo esagonale, va. Tanto ce ne manca comunque uno. Ne manca uno. Allora, dobbiamo E salire. ti alleni a cosa? Si allena. Fa esercizi. Ah, ok. Senti un'altra vipera possibile. No, ormai Io senti sento vipere ovunque. Dove vai? le vipere. Guarda che devi andare dove sta la cosa. No, Volevo andare al mercato, ma mi sa che... devi andare dalla. Sì, naturalmente sì, posso, Tecnicamente sì, però dovresti andare alla barca che finisce il sì. Sì. capitolo. Mi vado alla barca, prima vipere. Prima Vipere! le vipere mancanti, così finisco questo. Benvenuto! Ok, Beh, vipere. che posso fare per te? E due E due vipere. Ok, ci vipere. È siamo. proprio così che ti voglio. Cacciatore vi di Sapevi di vipere. no. Benvenuto. Ti manca anche un medaglione, però non mi ricordo dove sta il Alla medaglione. prossima, allora. Eh sì, sono 4 su 5. Zip. Aspetta, apri un attimo il menu. Ti manca un medaglione. Eccolo là. Vieni
Vieni qua, indietro, 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 eccolo laggiù. Ok, Falla andiamo. prendere Sì, perché sì. se no qua non finiamo la quest, poi. Grr. Poi mi triggero. Mi piacerebbe di Scusate ragazzi, ma le secondarie qui sono importantissime. Perché noi abbiamo bisogno di comprare le cose non dal qua, mercante. prosciutto. Sì, anche di scambiare, Un direi. prosciuttino Prosciuttino! Anche perché c'erano anche cose da fare. Ok, andiamo. Più avanti, più avanti, più avanti, più qua dovrebbe avanti, stare sopra qua. Mi ero dimenticata completamente. più avanti. Va benissimo. Ogni tanto c'ha tipo. Eccolo là sopra. Lo so. Ogni tanto c'ha tipo. Così va bene. Tipo la ventola che va un po'. Però non sempre. Però non sempre. Molto spesso è tranquilla la PS4. Tipo adesso. Cioè, c'ha un po' di ventola, però Sì, ma non non è più. uno space Cioè, nel shuttle. senso, non è più di tanto, non è peggio di tanti altri giochi, perché tanti altri giochi la sforzano Lavoro molto. ben fatto merita un adeguato pagamento. Abbiamo una Oh. bella selezione di articoli in vendita, No, infatti Strucker. la nostra non ha ancora Le preso il tue volo, no. armi sono in buone mani, Tipo, ci amico. sono Lascia giochi ben fare. peggiori, mi sembra God Vein che lo faceva partire malissimo, tipo. Sei impressionato, Lasciamo perdere vero God Vein, partiva proprio la la ventola a nostra volare. maestria non God lascia Vein, indifferente. tipo Dark Souls, mi pare. Torna Non mi presto, ricordo. Dark Souls, sì, Non mi tantissimo. ricordo quali giochi, ma determinati tipi di giochi la fanno partire tipo tantissimo. Alcuni giochi un po' pesanti, pure Dynasty Sì, Warrior Dynasty Warrior e tanto. altri giochi abbastanza cosa. Un gioco che vi posso dire fa partire tantissimo è Metal Gear Solid 5. Quella proprio parte la tipo Space Shuttle. Però quello nel 3, la PS3. No, no, anche PS4. Entra dentro sto coso. Ma mi sa che sulla che sul mi sa che sul PC c'ha qualche cosa in più, non lo so. Probabilmente la grafica. Non lo so, beh, oddio, non è che qui c'ha la grafica meno, però Però qui forse carica. un po' meno di. Sì, è un po' meno pompata, però insomma. Comunque. Brum. Guarda che bel papaggio. Dobbiamo fare questo shift. Dai, devi, perché io sono una pippa a fare sto boss. C'ho un gatto sulle zampe, speriamo che il dolore che c'ho la zampa non mi voglia. Lo so, non. Un Mamma mia! guarda, e The Sims fa volare anche il mio PC No, verde, ce l'ho due. ed è il 2, ok, che ci sono un sacco di Sì, ma ha fatto cose uguale. dentro, ma comunque parte in una maniera, cioè tipo il mio PC va lentissimo. Quello portatile ovviamente. Io tra l'altro il mio PC portatile praticamente. Se apro Photoshop, praticamente se apro quello e qualcos'altro esplode in PC. Cioè io posso aprire solo Photoshop in quel momento, non posso aprire nient'altro. Sì, ma ovviamente lo bene, Aia. La miseria. Sì, vabbè, non è quello il Il problema, cioè problema nel sono Marco senso. Prodi, Cioè, il eh. problema non è quello, perché anche il mio PC portatile non è un PC da gaming, però comunque un programma tipo Photoshop lo fa sclerare. Impazzire. C'è Photoshop, regà. Cioè, Photoshop, eh? Parlo di Photoshop, non parlo di un Un bel programma. boccino, vero? Non lo attirare lì, no, grazie. Ma che cacchio! E dai, Madonna. preso Turmuso. sul muso. No, io preferisco giocare su console, onestamente, che PC da gaming non. Cioè, sto più comoda. Miss. C2 ti ha preso ma l'hai preso. C2 volando. Oh, bellissimo. Gira, attenta. Devi girare Sì, anche pure ogni quello. tanto. Che sennò ti fa schiantare. Mamma mia. Ok,
Io negli arpioni, liscio. Io quelli, la mira con gli arpioni, sono aperto. Nel mio file è tutto tranquillo, poi qui invece... Attento, attento, attento! No, io facevo schifo comunque, quindi figurati. No, perché io con il live ho le sensazioni bassissime. Ok. E dietro, girati. Ecco di qua, qui il shop. Mi mandi il tsunami? Dove sei, ciccio? A me veniva il mal di mare. Là. Aiuto, che vola via. Volamo. Secondo me pensa di essere... No, secondo me pensa di essere Godzilla. Oppure il mostro di Shadow of the Colossus, il colosso quello acquatico, che è veramente una cosa incredibile. Ma che ne so? Dovevi spostarti? Purtroppo io sì. Aia. Finirà? Io l'ho fatta la prima botta, sì, ricorda un po' quello. Sì, io l'ho giocato su PS3, tempo non remake, ma ho giocato la versione la versione PS2 su PS3. Là. In effetti ricordavo quel colosso un po'. Oh. Però quel colosso era anche elettrico, se non sbaglio, quindi... Porca miseria. Va tutto bene, Leon, proprio, tutto benissimo. E... Insomma. Direi proprio una... Che schifo. Stiamo una meraviglia, Leon, eh? E Leon adesso si viene. Buonanotte. In un lago di sangue. Ah. Bene. Capitolo grande. Finito. Capitolo terminato con una morte tristissima. Lasciamo perdere. Uno o due, forse uno. Sì. Sì, uno a uno. Non è un record. C'è scritto no che non è record. Perché mi sa che sono morta 0 volte. Boh, può essere. Io sono morta non mi ricordo quanto. Sì, come vedete i miei file quelli sotto. Sì, quindi. Ragazzi, come vedete siamo un cincinino più avanti, ma proprio 10, leggermente. 10 capitoli. Leggermente. Che ore sono? Adesso decidiamo. No, adesso è mezzogiorno e mezza, quindi direi che... Sì. Per anche oggi noi, non ti preoccupare. Sì, tanto mo stiamo andando anche noi, perché tanto a quest'ora viene il nostro fratello, quindi fra un po' viene il nostro padre, quindi sapete com'è la situazione a casa. Quindi grazie per averci seguito e la prossima volta non so quando sarà. Penso, no, forse Pasqua e Pasquetta no, perché ci sono i miei a casa, ci sono cose e forse uno di quei giorni in cui sono a riposo, non so dirvi quando adesso perché domani arrivano i turni. Perché i turni arrivano domani, quindi se lo saprete perché tanto andremo in live. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti per averci seguito, quindi alla prossima. Alla prossima. Aggiornata anche a voi.